Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Dobbiamo affrontare Damon come prima cosa oggi, ma cosa abbiamo fatto nello scorso video? Nello scorso video abbiamo affrontato le sorelle brigantesse sull'isola Mangiafuoco e affrontato ovviamente anche il Pokémon regale Arcanine nella sua nuova forma di Hisui. Oggi quindi prima cosa da fare è sfidare Damon e poi vedere... Lotta con me, Link. Devo proprio? Beh, chiedo. Dai, su, affrontami senza fare tante storie, altrimenti sto qua non chiuderà mai il becco. Ok, vabbè, vabbè, facciamolo. Inoltre, una cosa del tutto slegata è che mi sono fatto il PG come se fosse l'antenato del mio personaggio di Spada e Scudo. Capelli rossi, acconciatura simile. In realtà l'acconciatura questo PG ce l'ha più lunga, ma col cappello i capelli sono raccolti. Comunque sia, diciamo che per fini di trama l'ho fatto simile, dai. Diciamo che da una pura coincidenza è nata lore, dai, mettiamola così. Andiamo avanti però. Meglio, osserva bene. No, non guardo. Troppo sangue non mi piace. Poi sangue non ce n'è, però... Machampo, il mio campione. Ma veramente non volevo mettere Machampo davanti. Prendi foglia, beh, non è un attacco... Madonna, non è un attacco volante, ma fa comunque male. Velenpuntura che è super efficace, ma non l'ho masterizzata. Peccato. Infatti, si vede. Avanti, Eevee, pungimi. Attacco rapido, mi appunto per benino. Eevee si guarda attorno. E Leafeon cosa fa? No, prendi me, prendi me! Ha preso me, ma ha preso anche Machamp. No. Machamp. Dimenticherò. Vai, Gumi! Allora, Gumi si evolve in zone con nebbia o con pioggia. Quindi non vorrei farlo arrivare al 40 prima di portarlo in una zona nevosa o nebbiosa. Quindi all'acquitrino devo portarlo, assolutamente. Magari lo faccio salire con le caramelle all'acquitrino. Occhioni teneri, quindi mi riduce l'attacco. Va bene, però io... faccio Drago Pulsar alla massima potenza. Ti mando giù, sì. Buono. Sì, Gumi ci vuole un po' salire di livello, effettivamente. Devo magari una caramella rara, vediamo. Ora che hai visto di che pasta è fatto Link, evita di intervenire a sproposito. Un membro del Team Perla incaricato di aiutarti si farà trovare all'area allenamento, credo. Beh, allora ci si vede. Conto su di te anche a sto giro. E tu datti una mossa, meglio. Ti aspetta una bella lavata di capo. Ma dai, bello, risparmiamela. E meglio, sei tu che hai fatto il guastafeste. Ah, è Selina? Dimmi. Seguimi nell'ufficio della squadra di ricerca. Dobbiamo parlare della tua nuova missione. Ah, bene. Ti seguirò, Selina, però... dopo. Fammi fare prima. Niente, Per questa spedizione dovrai esplorare le pendici Corona. Sì, bisogna andare a combattere Electrode, che è appunto capitanato, tra virgolette, da Amelio. È un punto molto vicino allo squarcio spazio-temporale. Non ho idea di quali pericoli ciò comporti. Ma scusami, se c'è meglio lì, non ha avuto pericoli fino ad ora, ce lo dicevano? Hai il rango giusto per occuparti della missione alle pendici Corona. Per le tue indagini su Electrode avrai bisogno dell'aiuto di una persona in particolare. Ecco le mie istruzioni. Per prima cosa dirigiti all'area allenamento. Sì, con calma, Io faccio col mio tempo. Allora, dovrei anche accettare qualche missione qui, che c'è la missione di Ponyta Shiny... Ma no, non me ne va di farla. Cioè, sì, vorrei farla in video, ma no. Abbiamo ad aspettarci al campo allenamento Perula e un altro capitano del team Perla. Link, questo gentiluomo è Andy, il capitano che si occupa di Snizzler. Oh, che bello! Provvederà a guidarti da lui. Snizzler, ovviamente, l'ho preso subito il nome, è lo scalatore. Forma evoluta di Sneasel, quasi sicuramente. Cioè, allora, forma evoluta di Sneasel, sì, basta leggere Pokédex. E scalatore per forza, perché
Se il prossimo boss è Electrode, Snizzler è un Pokémon Mount. Mi presento di nuovo, mi chiamo Andy e sono un capitano. Mi scuso per la mia intrusione di questa mattina. Mi dicono che la tua destinazione finale è Electrode. In tal caso avrai bisogno di passare per Snizzler. Tuttavia, bisognerà vedere se Snizzler sarà disposto ad accettarti. Lo scopriremo solo una volta al suo cospetto. Ebbene, avviamo... Ma come sta messo? Avviamoci verso il Monte Corona procedendo con prudenza. Si parte, tutti in carrozza! Sai, tu e Andy avete qualcosa in comune. No, davvero, anche lui viene... Nessuno sa da dove venga. Lui stesso non ricorda nulla del suo passato. Possibile che sia lui? Ma sta qui da anni se fa parte del Team Perla. In effetti sì, gli è cresciuta la barba. Forse lavorare a stretto contatto con te potrebbe aiutarlo a recuperare la memoria. Beh, il fatto che abbia un vestito da capotreno, insomma... Sì, i treni non c'erano. Io stavo iniziando a uscire i primi treni, A parte no, noi stiamo molto più dietro nell'epoca qui, è un po' particolare. Anche questa volta conto sul tuo aiuto. So che non mi deluderai, Link. Vai in esplorazione alle pendici Corona. Va bene, ma prima mi faccio un giretto per conto mio. Ed ora si va alla scoperta, per quanto riguarda me, giocatore, del Monte Corona. Vai alla base sulle pendici. Che bello, che bello. Non credo ci sarà un labirinto come in Diamante e Perla, però ci sarà davvero da divertirsi. Il Monte Corona è bello. Con questa visuale bellissima si apre Monte Corona e siamo alle pendici e quella è la sommità ed è chiaramente visibile. Ma che cavolo, si vede il tempio, si vede il tempio! Bello. Link, my dear, ti do il benvenuto alle pendici Corona. I monti non sono altro che grossi massi e vista la conformazione del terreno possiamo aspettarci numerosi Pokémon di tipo roccia e di tipo terra. Già là vedo una statua di Probopass. Quello che vedi laggiù, sovrastato dallo squarcio spazio-temporale, è il Monte Corona. Si ipotizza che l'intera zona sia pervasa da un campo magnetico che influisce in qualche misura sui Pokémon. In qualche misura? Dunque, qui siamo alla base, quindi per qualche metro non incontreremo alcun tipo di Pokémon. Quindi magari posso un attimino guardarmi intorno e vedere da farsi. Altura del Divino, bello il nome. Ci sta pennello, abbiamo già Luxray e Luxio. Vabbè, Blastoise, cioè non serve neanche che ve lo dica. Si vede. No, è Clefairy invece. È Clefairy proprio. Mi hanno ingannato le orecchie, mi sembravano dei cannoni. È Clefairy. In realtà sarebbe poi Clefable, ma con 5 ore di sonno in corpo non si carbura affatto bene. Beh, Clefairy è normale che venga venerato bene o male, perché è un Pokémon lunare. La statua di Probopass. Non è chiara quando risalga o chi l'abbia eretta. E questo è vero, non si capisce, non sappiamo. No, non si capisce, non lo sappiamo proprio. Allora, tra le altre cose stavo leggendo le pagine degli Unknown e mi dicevano che uno era nelle colonne vicino al tempio. Quindi o è da queste parti qui o è davvero in cima al Monte Corona dove risiede il vero Sommo Sinnoh. Perché ho trovato delle poesie che recitano che il vero Sommo Sinnoh ha delegato due esseri del tempo e dello spazio. Quindi chiaramente il Sommo Sinnoh è il vero nome che attribuivano ad Arceus una volta oppure... non lo so, qualcosa di simile, oppure il vero nome di Arceus. Dunque, abbiamo Parasect. Io odio Parasect con tutto il mio cuore. Non l'ho mai odiato, è un Pokémon che non mi diceva assolutamente nulla, ma in questo gioco Paras e Parasect attaccano a vista. Se Paras non attaccasse a vista, chi se ne frega? No, Paras attacca a vista, non ti puoi muovere 10 metri nella mappa che rompe le scatole. Oh, qui intanto, ok, questa è una specie di lago enorme, perché poi là si apre ma
sembra che non continui per molto. Abbiamo degli Yanma, ma va bene, Yanma è un carino Pokémon, non ti attacca come tutti quanti gli altri Pokémon che vogliono ucciderti perché sono padroni. Dunque, beh, non c'è molto altro da vedere se non arrivare laggiù e vedere cosa nasconde. Si può scendere tranquillamente, anzi c'è la strada. Tra l'altro ho provato anche a catturare un oggetto smarrito. No, dico, cominciamo subito. Però ci sono oggetti smarriti. Ho visto la mappa e ce ne sono. Yammega! Oh, Tato. Ah, tu non mi attacchi a vista, bravo. Ti voglio bene. Però non ti metto in squadra. Giusto perché non mi sei di alcuna utilità. E non per altro, perché per carità non mi hai fatto nulla. Allora, dai. Porro officinale che serve per le pozioni. Non ce ne ho mai abbastanza. Abbiamo qui. Oh, ok, solo dell'erba colorata. È chiaro quindi che alcune cose possono essere solo recuperate una volta che abbiamo preso il Pokémon scalatore. Vabbè, ci siamo quasi ormai. Ma qualche Pokémon che non mi vuole uccidere a parte Yamma e Bidoof c'è in questo gioco maledetto? Porca miseria, posso esplorare una zona senza doverla prima pulire perché ho paura di essere devastato dai Pokémon? Ma io non ho mai avuto tanta paura. Guardalo, guarda quanto è carino, mi gira intorno. Anche Yammega. Yammega, finché tu gli rompi le scatole non ti dice nulla. Poi dopo ti attacca perché... Oh, come fa? Però cavoli, fino a poco fa... Minerali. Mamma mia, ma non saltava. Certo che Flozzel già ha perso quasi 140 punti salute. Pietra albore, dai Graveler si droppa pietra albore. Boia. Sputaci. Qui ci sono 4 borselli smarriti. E uno da 100 punti, gratitudine. Andiamo avanti, qui c'è Andy. Tra l'altro Andy è proprio Andy di Unima. Ho controllato il nome per sicurezza, è proprio uno dei fratelli di Unima, delle rotaie. L'Electrode che cerchi è noto a Hisui come il re delle grotte. Confesso che mi sembra alquanto diverso dagli Electrode di cui ho memoria. Però, una cosa, da quanto tempo è arrivato? La divisa è distrutta e potrebbe essere stata squarciata durante il viaggio del tempo. Ma la barba si è fatto crescere il pizzetto. I basettoni ce l'ha sempre avuti. Ma è proprio quindi o è qui da tantissimo tempo o si è distrutto tutto quanto il vestito durante il passaggio, cosa che non è successa a noi. Forse perché noi siamo stati prescelti. Eh sì, ci ha chiamato prescelto Arceus, quindi sì. Vabbè, andiamo avanti. Tuttavia, le scariche elettriche che rilascia sono ugualmente nocive. Beh, certo. Avvicinarsi incautamente sarebbe pericoloso. Potrebbe tornarti utile catturare Pokémon su cui l'elettricità non ha alcun effetto. Electrode è già irritabile di suo, e ora ha perfino perso il controllo. Anche i Pokémon hanno i loro grattacapi. Concordo in pieno, la vita è tosta sia per i Pokémon che per gli esseri umani. Nela, Andy, capitano del Team Perla, e ciao pure a te, trovatello del Team Galassia. Il solo fatto che vogliate incontrare Electrode, il magnifico re delle grotte, è oltraggioso. Ma io sono un uomo di cuore tenero, quindi vi permetterò di dimostrarmi se ne siete degni. Non illuderti, sarà il più grande ostacolo che tu abbia mai incontrato. Passo! Lascia che ti spieghi la mia geniale teoria. La collera dei Pokémon regali è il segno della benedizione del Sommo Sinnoh. Allora, no, aspetta. Io ho detto passo perché volevo far evolvere Gumi. Non combattiamo più ora? Mi sembra più che chiaro, dato che la collera li ha resi molto più forti. Dovremmo esserne lieti. Sono certo che far scatenare i Pokémon regali sia necessario per dimostrare a Sommo Sinnoh la rettitudine del Team Diamante. Anzi, posso affermare con sicurezza che è proprio per far sì che ciò avvenga che io sono venuto al mondo. Un po' narcisista tu, eh? Ma soprattutto, un Electrode che rilascia elettricità nel profondo delle montagne è motivo sufficiente perché il Team Galassia venga ad impicciarsi? Ti consiglio di tornartene al villaggio Giubilo da bravo. Addio. Questo modo di pensare denota profondo egoismo. Non sembra considerare la sofferenza che provano i Pokémon in preda alla collera.
Link, cosa vuoi fare? Proseguiamo. Ci aspetta un tragitto irto di pericoli, ma il mio motto è guidare con prudenza. Per raggiungere Snizzler è necessario percorrere la grotta labirinto davanti a noi. Quindi è un labirinto? Bene! L'interno è gremito di Golbat, dei Pokémon che si trovano perfettamente a loro agio nell'oscurità. Il buio rende pressoché nulla la visibilità. Ti invito a procedere con cautela. Ma io volevo affrontare quel tizio di coso meglio. Però volevo anche far evolvere il mio Gumi, che è ora che si evolva. E qui può evolversi senza che stiamo in un pantano. Che bello! Ecco Sliggoo di Hisui. Un po' diverso dallo Sliggoo normale, eh? Un po' tanto. Allora, è tipo terra se non erro. Ah, no, tipo acciaio. Ah, pensavo terra. Va bene, va bene, va bene. È meglio così. Cioè, è meglio, no, però, insomma, per dire, va bene uguale. Vabbè, entriamo. Allora, metto lui davanti perché abbiamo Pokémon tipo roccia e terra qui, quindi non va bene. Devo cambiare assolutamente. Ok. Questa sì che è una sorpresa. Le torce della grotta sono scomparse. Ah, non sarà un tentativo di sabotaggio da parte di Melio. Ma non hai nulla da temere. Conosco bene il tragitto e ti condurrò comunque al capolinea. Né tenebre né tempeste potranno far deragliare il nostro convoglio. Fai bene attenzione a non sganciarti da me. Ma non posso vedere. Ok. Mi guida lui. Mi sorprende se di aver avuto un compagno inseparabile, anche se è solo un ricordo vago. Ok. Non riesco a ricordarne il nome. Credo fosse un Pokémon che usava il fuoco. Se adesso fosse qui con me potrebbe illuminare per noi questa buia via. Effettuiamo una breve fermata qui. Rilevo la presenza di un Crobat Alpha alla tua destra. In ogni caso dubito che possa costituire un impedimento al transito. Vista la scarsissima visibilità, sono comunque costretto a effettuare una deviazione. Mi scuso per l'inconveniente. Fai bene attenzione. Eh sì, mamma mia. Rimembro ora un uomo che somigliava a me. Credo che parlassimo di Pokémon. C'era una frase che lo caratterizzava. Diceva qualcosa come: soprattutto adoro vincere. Stiamo per raggiungere capolinea, vale a dire l'uscita della grotta labirinto. Sento che nel mio cuore albergano ricordi a me preziosi, benché sfuggano alla mia memoria. Giunti a questo punto, possiamo considerare il viaggio quasi concluso. Ah, ecco. Meglio riaccendere le torce e fare luce. Altri viaggiatori in transito ne avranno bisogno per procedere in sicurezza. Link, sembra che tutte le torce siano accese ora. I controlli di sicurezza sono stati eseguiti. Prepariamoci alla partenza. Seguendo il tracciato indicato dalle torce, giungeremo a destinazione. Ah, quindi basta seguire le rocce. Pezzo di ferro. Ma io vorrei dei minerali di ferro, sai com'è. Allora, abbiamo Luxray per combattere i Golbat. Mi attacchi? Se mi attacchi ti attacco anch'io. Se... pensavi, vero? Quindi dobbiamo seguire... tracciato con le torce. Vabbè, io direi che possiamo uscire dalla grotta. Poi la esplorerò in un secondo momento. O sarebbe meglio esplorare ora. Io esplorerei ora, perché mi piace esplorare in Pokémon. È la cosa che secondo me caratterizza i giochi Pokémon. Certo, però devi avere un percorso che ti permetta di esplorare, se no che cosa esplori? Il nulla? Ciottolo nero e pezzo di ferro. A me serve materiale duro per portare a Taohua. Non so se ci sta qua dentro, ma dovrebbe starci qui in questa grotta, no? Cioè, grotta labirinto, voglio dire. C'è un Gible.
Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Girati. Bene. Ha fatto apposta la cortina. Preso. Bene, Gibble catturato. Perfetto. Non so quanto possa essere raro trovare un Gibble così a primo tentativo. Ma l'importante è che l'ho preso. Allora, la mount. Avevo un attimo messo Ursa Luna, ma... meglio andare così. Ah, qui ci vuole un Pokémon. Che c'è dietro? Ok, altri pezzi di ferro. Questi vabbè, per fare le Pokéball e altri materiali. Nulla qui. Ah. Beh, scusami, allora. Penso che basti la Pokéball per gli unknown. Sì, penso che basti la Pokéball. Sì, questi li catturiamo al 100%, credo. Quindi un unknown qui era. Beh, buono così. Qua ci sono le torce. Qua si esce. Qua c'era un Crobat Alpha, giusto? Ah, ma è andato via? Ah no, perché era di qua. Ok, proseguiamo qui allora. Materiale nuovo o ha solo un colore diverso perché è dentro la grotta? Perché era dentro la grotta. Beh, è un labirinto, ma non troppo. Peccato, pensavo meglio. Ecco, Acrobat non c'è più. Vabbè, lo sono perso. Ok. Andiamo per mare? Mamma mia. Allora, catturiamo sto Barboccio. Ah, sono un po' giù. Gelo pugno, vai. Bene, bene. Dai che è nostro, dai che è nostro. Bene. Fiammella. Oh, Whiscash. Bello Whiscash. Un po' cattivello. Ok. Due pezzo di ferro. No. Ah, eccolo il Crobatto. Niente. Se l'ha fregato. Bravo, mi piace. Se n'ha fregato. Allora, basta. Ora possiamo davvero proseguire la strada e continuare. Sì. Ma l'episodio sta per volgere al termine, non manca molto. Credo che prima di combattere contro Electrode lo concludo, perché bene o male faccio due episodi ad area. Quindi ci siamo quasi. Il professor Laven mi ha informato che sei caduto dal cielo. Anch'io mi sono ritrovato improvvisamente a Hisui, una terra a me del tutto sconosciuta. L'unica cosa che ricordavo di me era il mio nome. Mi sentivo estraniato e confuso. Mi sembrava di non riuscire a muovermi. Poi, il Team Perla mi ha tratto in salvo. Avendo dimostrato una certa affinità con la natura e i Pokémon, sono stato nominato capitano. Ma non so ancora bene che ci faccio in questo mondo. Oh, mi scuso per queste inutili chiacchiere. Avanti tutta! Già, allur! Gabite! Ah no, quella era Cross, mi sembrava un Gabite, aiuto! Sarà uno di quei Pokémon che attaccano a vista? Allora, se si gira lo prendo. Se non si gira... il tencazza però. Allora, preso, bene. Se no devo prepararmi alla lotta. Colpo gone. Che roba è?
Ah, super colpi, ok. Dio, sti Paras! Madonna, sti Paras, non ne posso più! Ma perché? Che vi ho fatto di male, piccoli Paras? Che vi ho fatto di male? Ho detto che vi odio perché mi attaccate sempre. E dai, un po' di tregua, per favore, aiuto. Basta. Tutto mi attacca, tutto. Allora, proseguiamo, esploriamo un minimo. Fammi vedere cosa c'è qui. Acqua e roccia. Attento, Link, perché ci sono Pokémon terra e roccia. Ho visto. Tutti roccia e terra, infatti, sono. Guarda qua. Soprattutto roccia e terra. Ma, ah, quello è Stuntler. Vabbè, Stuntler ce l'ho. So anche come farlo evolvere. Danza spaditola non mi serve. Ah, qua i fagioli, ok. No, la Stuntler no, non mi serve. Ma voglio un attimino vedere. No, vabbè, non c'è nulla di che io non abbia già. Tutta quanta roba già vista, già presa. Magari sono più forti, sì, questo sicuramente. Ma possiamo andare comunque. E qui? Ah, col pogone. Vabbè, col pogone niente. Ok. Aspetta, però, qui dovrebbe esserci... E poi quello che ho fatto io non è altro che una piccola zona del Monte Corona. Praticamente nulla. Ok, ci sono. Ok. Let's go. Let's go, ragazzi. Let's gauss. E prendiamo anche lo strumento. Eccolo qui. Ok. Abbiamo il segnalino, ok, perfetto. Allora, qui non dovrei... Non è che non dovrei esserci, ma... È meglio che non ci sia. Per il momento, eh. Dovrò poi venirci in un secondo... In una seconda istanza, eh. Andiamo a fare quello che dobbiamo fare per ora. Yuppie! Ah, i stinky. Allora. Eccoci qua. Meglio. Ma tu guarda questi. Come vi è saltato in testa di rimettere a posto le torce che avevo fatto sparire? Avete mandato i fumi il mio nobile gesto? Di quale nobile gesto parli, di grazia? In quelle condizioni era impossibile transitare. A quanto pare essere entrambi capitani non significa che la pensiamo allo stesso modo, eh? Ho spento le luci per i Pokémon. Preferiscono l'oscurità, genio. E dei barbari come voi vorrebbero incontrare il re delle grotte Electrode dopo aver sdobbato in tal modo il mio gesto di gentilezza? Ma scherziamo? Aprite bene le orecchie. Se volete passare di qui dovrete prima sconfiggere il mio compagno. Link, cosa vuoi fare? Lascia fare a me. Vai, Skantank, fagli annusare il tuo tanfo letale! Uno che porta i fiori in testa ha uno Skantank, va bene. Flozzel, sì. Ma anche no, Flozzel, eh. Allora, strumenti, vediamo un po' un attimino di darci una calmata e una regolata. Vediamo cosa fa Skantank. Fa male. Vai, drop pulsar potente. Male che va, ci sconfigge lui. Sì. Decisamente. Chissà se a PS massimi ce la facevo, ma non credo. Se, no, mi ha tolto 100, poco più di 100 mi ha tolto, quindi forse no. Magari con un roll basso. No, lui è buio, veleno. Sliggoo. Andiamo un po' Sliggoo. Oddio, ah, ha il guscio all'incontrario. Ah, ciao, un attimino che adesso scelgo le mosse. Ok, carino. Drago Pulsar potente. Vai. Fai senti un po' di drago. La potenza del Drago. Yeah. Posto? Oh. T'ha posto, Tato? Il team ha quasi preso forma. Manca un solo Pokémon. L'evoluzione di Sliggoo, ovviamente.
Non ti montare la testa, Scanta anche io non abbiamo ancora gettato la spugna. Ma per ora lui ha bisogno di tempo per rimettersi in sesto, quindi abbandoniamo il campo. È una cosiddetta ritirata strategica. In pratica un cambio di rotta. Ma tu non abbassare la guardia, te lo sconsiglio. Quindi per ora se ne va? Che individuo vivace. Mi chiedo quale sia il suo intento. Comunque è meglio affrettarsi verso la cava degli antichi. La cava degli antichi. Ah, non manca molto quindi. Ah, dunque, ma che è? Oh. Bah, meno male. Sentivo rumori strani. La cava degli antichi. Gli antichi abitanti della regione venivano qui a estrarre le pietre per costruire i loro templi. Mi chiedo se esseri umani e Pokémon lavorassero fianco a fianco, o se i Pokémon semplicemente lavorassero per loro. Le pietre testimoni di quel lontano passato ci faranno da protezione contro i Pokémon ostili. Andy! Tu sei Etelo, se non ricordo male. Come posso esserti d'aiuto? Vorrei farti una domanda sulla tua amnesia. Credi che sia dovuta allo squarcio spazio-temporale? Ne dubito. E se anche lo fosse, non potrei saperlo. La mia memoria sembra del tutto obliterata. Non ricordo nemmeno da dove vengo o se avessi una famiglia. Perciò credo che sia meglio che tu ti rivolga a Link. Capisco. Ti auguro di poter recuperare la memoria un giorno, caro Andy. Dimmi, Link, hai qualche ricordo precedente alla tua caduta dallo squarcio spazio-temporale? Vi era forse qualcosa al suo interno? Beh, sì, c'era qualcosa. Personalmente ritengo che vi si possa trovare l'origine di quei fulmini inspiegabili. Lo penso anch'io. Ammesso che sia poi Arceus a farli. Stando alle mie ricerche, lo stesso squarcio spazio-temporale si aprì in un lontano passato. Ed è questo il motivo per cui il fenomeno è conosciuto ancora oggi. Quanto all'eventuale mondo che potrebbe trovarsi oltre i suoi confini, la mia ipotesi è che si tratti del regno in cui risiede il Sommo Sinnoh. Ma se così fosse, perché lo squarcio che si era chiuso in passato si è adesso riaperto? E soprattutto, per quale motivo ne è fuoriuscito Link? Ah, qui ci sono troppi interrogativi. Telo, mi auguro di cuore che tu possa fare luce su questo mistero. Porterebbe serenità a tutti coloro che temono la collera dei Pokémon regali. Per me la sicurezza degli abitanti del luogo è la priorità. Mi duole deluderti, ma il sottoscritto è solo un appassionato di rovine. La persona più adatta per le indagini è Link. E su queste note vi saluto. Arrivederci. Superato questo punto, saremo vicini alla stazione finale. Proseguiamo veloci, ma con cautela. E allora proseguirò nel prossimo episodio, che è meglio, dato che prossima stazione è quella finale, qui insomma non sarà troppo lunga la faccenda. Beh, allora l'episodio termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente come sempre al prossimo video. Bye bye!